Something tells me I've been dreaming of someone who was never real. It seems I've changed a thousand ways. I wish I looked the way I feel. Break face. My life gets complicated. Boyfriend. Don't wanna talk about it. Teenage. I'll work it out in the end. La grande festa annuale della moda riunisce giovani stilisti di tutte le città. E quest'anno Elkford è la scuola che ospita la manifestazione. Ci saranno proprio tutti ad assistere. Maleducati! È vero, alcuni ragazzi non vengono solo per vedere gli abiti. E alcuni di questi abiti di certo non abbelliscono. Mi sento come una ragazza pompon del circolo polare artico. Di che cosa ti lamenti? Hai mai visto una pelliccia finta così orrenda? Per mia fortuna ero la modella di Dion e tutti sapevano che Dion era lo stilista più estroso della scuola. Signore e signori, vi presento la mia ultima creazione, Shop Indipendenza! Oh! Wow! Stupendo! Sensazionale! Unico! Dion, è incredibile! Ora capisco perché mi hai chiesto tutti quegli scontrini. Ah, ma è proprio un'ingiustizia! Perché Sorriso d'Argento deve indossare l'abito più bello e noi invece il più orribile? Bell'abbigliamento, Nina. Grazie, Dion. Se vuoi, dopo la sfilata, puoi prenderlo in prestito per andare a casa. Mi sembra il tuo genere, dico bene. Quando lo disinfesterai dalle pulci, ricordamelo. Ehi, Spitz, sei proprio sicura di volerti presentare davanti a tutti con questo vestitino striminzito? Perché non dovrei? Oh, dicevo così, è solo che se io avessi quella pancetta, penso che ne sarei più consapevole. Ma se tu non dai peso ai tuoi problemi di ciccia, forse neanche il pubblico la noterà. Problemi di ciccia? Puoi ripetere? Se pensi che quella ragazza sia grassa, quello che hai in testa non è cervello, ma aria. Da quel che vedo, tu sei un vero esperto di adipe, dico bene? Grazie. È stato molto gentile da parte tua. È una missione. Una volta alla settimana do una regolatina a una persona antipatica. Sharon, lui è Harrison. Harrison, lei è Sharon. Il tuo cavalier servente è il nostro decoratore. Piacere di conoscerti, Harrison. Forza, vediamo come sta il mio capolavoro sulla mia modella preferita. Oh, non vedo l'ora di vedertelo addosso. Dion, ho un piccolo problema con la cerniera. Mi sembra un po' strettino. Tranquilla, lo allargherò un po' e aggiungerò una fila di carte di credito. Puoi girarti verso lo specchio. Indossavo l'abito che avrebbe potuto segnare l'inizio di una nuova moda. E allo specchio non vedevo altro che la mia pancetta. Ok, ho finito. Non c'è bisogno che lo allarghi. A colazione mi sono pappata due muffin e un frullato. Vedrai che per la sfilata avrò una taglia in meno. Sei sicura? Non è un problema. Sicurissima. Era mai possibile che Nina per la prima volta nella sua vita avesse ragione? Forse avevo davvero un po' di pancetta. Come vanno i preparativi per la sfilata? Nel migliore dei modi. Domani salteremo due lezioni per le prove e poi Dion è proprio un genio della moda. Adoro saltare le lezioni. Vuoi che ti ordini un panino vegetariano o del tofu? Credo che berrò solamente una bibita. Sarebbe questo il tuo pranzo? Sì, non voglio altro. Penso di essermi beccata un virus allo stomaco.
Oh, stammi lontana allora! Virus allo stomaco! Ehi, Sharon! Mi è venuto in mente come potresti ripagarmi. Per cosa? Per aver sistemato quell'arpia. Come si chiama? Nina? La cavalleria non è più a buon mercato oggi, sai? Che cosa hai in mente? Vedrai. Tocca a te fare una domanda. Ok. Qual è il tuo film preferito? Gidget. Quel film sdolcinato dove c'è lei che impara a fare surf e si prende una cotta per un licantropo. Ma non è da femmine. Mi piacciono le ragazze sul surf. Che tipo di musica ascolti? Rock and roll. Siamo cresciuti ascoltandolo. Mio padre suona. Vuoi scherzare? Sarà stato divertente andare con lui al lavoro. A dire il vero non ci sono mai andata. Noi stavamo con la mamma. Lei è una psicanalista e da piccoli ci faceva assistere alle terapie di gruppo. Forse sperava ci servisse a qualcosa. Ehi, cos'è questa luce? Scusa, non volevo. Va tutto bene. Davvero, non importa. Quello che ti ha illuminato è Daryl. È un tipo versatile. Fa parte di un gruppo di DJ. Qui invece fa le luci per la sfilata. Ne ho sentito parlare. Molto gentile da parte sua venire a darci una mano, no? Oh, perché noi qui invece non stiamo facendo niente, secondo te? Cosa? Signore e signori, ecco a voi il maestro di cerimonia, la leggendaria Sophie. L'anno scorso Miss Teen Elkford. Daryl, dacci un taglio. Guardatela. Scommetto che non ha mai avuto un briciolo di pancetta, neanche quando era una neonata. Ehi! Attento con quel pennello. Mi è scivolato. Non male per una principiante. Mangiamo qualcosa insieme? Molto bello, ragazzi. Grazie, anche tu lo sei. Cioè, le luci sono molto belle, lucenti. Vuoi venire a mangiare qualche cosa con noi? Non posso, prima devo finire qui. Oh, fa lo stesso. Allora siamo soli tu e io, Picasso. Prendo una cosa nell'armadietto. Va bene, ci vediamo fuori. Sharon, hai capito che Harrison si è preso una bella sbandata per te, vero? Ma di che cosa stai parlando? Harrison e io siamo solo amici. Ah sì? Non credo che lo sappia. Ma non penserà che mangiare insieme sia come un vero appuntamento? E chi lo sa? Due involtini vegetariani, patate e salsa di ceci. Un succo gigante per me e uno più piccolino per lei, signorina. Offro io. Oggi le stelle mi sorridono. Grazie, ma non ho molto appetito. Ah, beh, l'offerta è sempre valida nel caso cambiassi idea. Ehi, più tardi potremmo andare a giocare a frisbee golf nel parco. Frisbee che cosa? Frisbee golf. Parli con il due volte campione della città. Oh, guarda, non sono dolci. È così raro vedere dei ragazzi con un forte appetito in questi giorni. Voi due siete una coppia perfetta. Tu invece dovrai digiunare, Nina. Hanno finito il vetriolo in cucina. Da quel che vedo, mi sa che hanno finito proprio tutto quanto. Scusate se ho interrotto il vostro appuntamento. Non è un Dobbiamo smettere di incontrarci così. Sì, è giusto. Sharon, ascolta. Ti volevo dire una cosa. Penso che dovresti sapere che ho già un ragazzo. Oh, e dimmi, chi è il fortunato? Sean, non lo conosci. Ecco, lui viene da fuori. Sharon e Sean. Sharon e Sean. Già. Non volevo mentire a Harrison, ma non volevo neanche urtare i suoi sentimenti. Cos'altro avrei potuto fare? L'acconciatura è importante, anzi, direi fondamentale. Raccolti fanno shopping dipendente sofisticata, mentre sciolti dicono sono shopping dipendente. Non so perché, ma lo sono. Puoi spostare quel panino? Mi fa innervosire. Va bene, come ti capisco, il burro di noccioline a volte fa imbestialire anche me. A che punto è la supermodella? È difficile sentirsi una modella quando non lo sei.
Verrà anche Sean alla sfilata. Chi è Sean? È il ragazzo di Sharon. Perché, non lo sai? Sean è il suo ragazzo? Già, il mio ragazzo, non ti ricordi? Quello che purtroppo va al campeggio nel fine settimana e che quindi non potrà venire alla sfilata. Oh, ma certo, come potrei dimenticarlo? Ah, beh, è peggio per lui. Questa è per me. Se arrivo tardi, la prof di francese mi fa indossare il cappello di Napoleone. Lo odio. Non si intona la camicia. Ci vediamo più tardi. Perché gli hai detto di avere il ragazzo? Non lo so, ho pensato che avrebbe cominciato a farmi il filo e mi è preso il panico. Qual è il problema? Tanto non è il mio tipo. Ehi. Qualcosa mi dice che Harrison diventerebbe il tuo tipo se riuscisse ad infilarsi i jeans di Daryl Donason. No, Dion, questo non è assolutamente vero. Tra noi non funzionerebbe comunque per un sacco di ragioni. Dimmene una. A lui piace la musica anni 50 e il surf, e a me no. Poi lui gioca una cosa strana chiamata frisbee golf e io non so neanche lanciare un frisbee. Che cosa pensi che potremmo mai avere in comune? Eh già, il frisbee golf può essere causa di rottura. Ci vediamo alle prove. Sapevo di non aver detto tutta la verità a Dion. Ma come potevo essere sincera senza sembrare superficiale? Non riuscivo proprio ad immaginarmi con uno come Harrison. Era così terribile? Fantastico, è quello che cercavo. Tutta questa faticaccia per un misero milione di dollari. Oh. E ora una creazione originale che sembra arrivare da un altro pianeta. Ehi, bellezza, vuoi degli spaghetti cinesi? Me li hanno appena consegnati. Daryl, non vedi che sto facendo le prove? Non credo di poter presentare con gli spaghetti in bocca. Voi donne dello spettacolo siete tutte uguali. Vi lasciate morire di fame per amore della carriera. Dacci un taglio. Beh, se è per questo motivo che sei così bella, continua pure, Sophie. Ehi, Spitz, hai fame? No, grazie. Mi sono riempita a colazione. Perdere pochi etti per poter entrare nel vestito di Dion era una cosa, ma arrivare a suscitare l'interesse di Daryl richiedeva tutt'altro genere di sacrificio. Ciao, Spitz. Ehi, ciao, Daryl. Mi piace la tua giacca. Anch'io ne cerco una con i catari frangenti. Oh, questa l'ho presa da... non me lo ricordo esattamente, ma se vuoi te lo dico più tardi. Ti ringrazio. Maria! Non ci crederai mai! Daryl mi ha detto ciao e mi ha fatto i complimenti per la giacca, il che significa che mi ha guardata! La dieta, come vedi, mi sta ripagando! Dieta? È per questo che mangi come un topo? Oh, ti prego, sei l'ultima persona ad avere bisogno di una dieta. Credimi, perdere pochi etti non mi può far male. Certo che può. Ci vediamo, devo fare l'ultima prova con Dion. Avevi ragione, adesso è a dir poco perfetto. Allora, sorriso d'argento, come sta il tuo ragazzo immaginario? Non gli interessa sapere che esci con Harrison? Harrison e io siamo solo amici. Ed è un ragazzo dal cuore grande. Grande quanto il suo sederone? Sharon! Beh, che succede, ragazzi? Se siete venuti per fare i compiti, dovrete farli da soli. Non ho abbastanza energie stasera. Dovrei anche andare a letto presto. Volevamo solo salutarti. Potremmo farti compagnia e cenare con te, visto che i tuoi torneranno tardi. Già. Oh, che gentili, ma non mi va di mangiare tofu stasera. Voi servitevi pure, credo che mia madre l'abbia lasciato nel forno. Sharon, è una settimana che non mangi.
a quanto pare sei anche piuttosto debole. Sarebbe meglio che mangiassi qualcosa. Tranquilli, devo solo perdere ancora un paio di etti. È tutto sotto controllo. Hai idea di quanti adolescenti soffrono di questi disturbi alimentari? Devi parlarne assolutamente con qualcuno. Maria, guarda che non soffro di disturbi alimentari. Per il momento. Sto soltanto facendo una dieta. Comunque, se è vero che le diete fanno così male, mi spieghi perché i giornali ne propongono una nuova ogni mese? E le modelle, che sono magre come grissini, vengono considerate da tutte le donne più belle del mondo. Guarda. Questo non significa che sia una cosa sensata. E poi le foto sono ritoccate, lo sanno tutti. Come fai a non capire? Far sentire la gente inadeguata è un grosso affare. Meno stai bene con te stessa, più prodotti compri per sentirti bella. È vero. Ho forse comprato qualcosa io? Hai capito benissimo. Siete contenti? Lo saremmo di più se accettassi il tuo corpo, ma è un inizio. Maria si sbagliava. Io ero finalmente felice. Ma come avrei fatto a rimanere così per sempre? Molto affascinante. Spero che il vestito ti aiuti a stare in piedi, perché mi sembra che tu sia un tantino debole. Neanche Celine Dion starebbe meglio con questo vestito. E adesso assumi l'aria della supermodella. Brava, sei entrata nella parte. Ti manca soltanto un po' di colore, sei così palliduccia, tesoro mio. Sharon, non mi ero neanche accorta che eri tu. Grazie, a Daryl piacerà il mio nuovo look. Credo che anche il vecchio non gli dispiacesse, ma questa pettinatura è forte. Oh no! Ho dimenticato le scarpe della sfilata nello studio. Vado a prenderle. Mancano 5 minuti. Questi sono gli inviti per la festa. Ci vieni stasera, bellezza? Ma certo! Benone, ci vediamo là. Mamma mia, ci ha fatto il bagno nel profumo. Smettila, è così sexy. È un peccato che non ci sia il tuo ragazzo a Sorriso d'argento. Le cose non funzionavano tra noi, ci siamo lasciati. Forse ero geloso di te, Harrison. Te l'ho già detto, tra me e Harrison non c'è niente. Allora perché voi due state sempre insieme? Semplice, perché siamo amici. Ma questo non significa che mi piaccia, va bene? Insomma, voglio dire, l'avete visto, no? Oh no, Harrison, aspetta, mi dispiace, torna indietro. Non c'è più tempo. Sarai contenta. Sei una vera modella, bella fuori e vuota dentro. Che razza di persona ero diventata? Harrison era uno dei ragazzi migliori che avessi mai conosciuto e io l'avevo umiliato per fare bella figura. Se solo avessi potuto dirglielo. Se solo avessi potuto mangiare. Oh, è venuto! È successo? Oh, chiamo un dottore! Sì, presto, presto! Tranquilla, Sharon, ci sono qua io. Ma guarda. Ti porto dietro il palco. Ehi. È tutto sotto controllo. Rilassati. Va bene. Buongiorno, raggio di sole. Dove mi trovo? Dietro il palco. Sei svenuta sulla passerella. Posso dire addio alla mia carriera di modella. Di sicuro nessuno dimenticherà la tua esibizione. Maria è andata a prenderti da mangiare. Dov'è Daryl? Vedo se riesco a trovare altro ghiaccio. Vengo con te. Daryl è già andato alla festa. Non voleva perdersi neanche un minuto. Voi due state insieme? Ehi, siamo amici fin dal terzo anno, ma non mi è mai interessato uscire con lui. Non è proprio il mio tipo. Ascolta, Maria mi ha detto della tua dieta. Rischi di rovinarti facendo così. Lo so, questa settimana ho fatto un sacco di stupidaggini. Scusa, vado a prendere la mia borsa. Mi dispiace tanto per quello che ho detto, sul serio. Sono davvero mortificata. Va tutto bene, io sono a posto con me stesso. Mi dispiace che tu non lo sia. Se ancora non l'avessi capito, ho avuto qualche problema di immagine ultimamente. Soprattutto con la mia. Spero che tu possa vederti come ti vedo io. E poi l'aspetto fisico non è tutto. Pensavo fossimo amici, Sharon. E lo siamo! Dammi solo un'altra possibilità. Andiamo insieme alla festa e te lo dimostrerò. Non c'è altro che succo d'arancia. Andiamo, Harrison. Tu e Harrison andate alla festa insieme. Anche lei va pazza per il frisbee golf. Già, per non parlare del surf. Vieni con noi? No, ti ringrazio. Ho avuto un'idea migliore. Ehi!
scusa, ma sto morendo di fame. Per questa volta cercherò di chiudere un occhio. Sono felice che tu sia rinsavita, Sharon. Guardati intorno, ci sono persone di tutte le taglie, non vedi? Sono così contenta di non dover continuare ancora quella stupida dieta. E il ragazzo con il quale uscirò non si dispiacerà sapendo che ho mangiato tutte le tue patatine. Ma io sì, mangiati le tue.